Oggi a come è fatto... Amache, rilassatevi mentre vi spiegheremo come vengono realizzate. Quando Cristoforo Colombo arrivò nel Nuovo Mondo nel XV secolo, scoprì l'amaca. Fu nelle Indie occidentali che Colombo vide i nativi che si dondolavano in ciò che poi definì reti per dormire. E quando l'amaca fu introdotta in Europa, finirono tutti nella sua rete. L'amaca prende il suo nome dal Guarani Hamac, l'albero della cui corteccia si intrecciavano le fibre. Oggi l'amaca è fatta di poliestere intrecciato, un cambiamento per il quale la gente non si è stressata. Per produrre un'amaca si devono misurare e segnare i punti dove praticare i fori su una barra di legno. Si tratta di 22 fori a 7 cm di distanza l'uno dall'altro. I bordi della barra vengono levigati per evitare che eventuali irregolarità possano ferire chi sale sull'amaca. I fori nella barra sono di un centimetro. Si allarga poi l'estremità superiore del foro, creando un angolo più dolce per la corda in poliestere. Si incolla l'etichetta adesiva dell'azienda sulla barra. Ora 16 spole girano a una velocità vertiginosa. Stanno filando il poliestere. Le spole intrecciano 16 fili di poliestere in un motivo a spina di pesce, mentre delle pulegge elettriche le tirano su. Le pulegge lasciano cadere la corda in un barile. Ora una tessitrice intreccia con agilità la corda spessa in un triangolo. Sta creando l'imbracatura dell'amaca. Questa è composta dai bracci. Strattona bene ogni fila fino a un anello posto all'estremità per assicurarsi che l'intreccio sia solido. Mentre tesse, drappeggia i lunghi segmenti di corda su una cornice di legno per evitare che si annodino. Quando il triangolo è completato, controlla che non ci siano errori nell'intreccio. Ora infila le corde del braccio attraverso i fori della barra. La corda si infila grazie a un grosso gancio ad anello. Usando il gancio si fa passare la corda attraverso il foro all'estremità più lontana della barra e poi si annoda. L'azione viene ripetuta all'altra estremità. La barra pende su due corde e il resto delle corde del braccio vengono tirate attraverso i 22 fori nella barra. Poi si posiziona la barra sotto una barra guida per assicurare che tutto sia livellato e si annoda saldamente il resto delle corde sotto la barra. È un passo critico. Se il braccio dovesse essere lento, l'intreccio si stenderebbe e l'amaca si deformerebbe. Usando un segmento di corda lungo 3 metri, ogni maglia viene tirata attraverso la precedente per creare una catena di piccole maglie. L'estremità della corda a catena è appesa a un gancio per stabilizzarla e permettere alla tessitrice di trasformare rapidamente la semplice corda in una catena complessa. Ora aggancia ogni estremità della catena sui perni di un telaio. Tesse un'altra corda nella catena inserendola con il gancio ad anello. Crea un cappio ogni 6 anelli della corda a catena e aggancia quella corda allo stesso perno della catena. Ma non può riposare. Prende la spola, un pezzo di legno avvolto in 200 metri di corda. Lo tira in su dal basso, attraverso i capi liberi, e poi di nuovo giù, tessendo abilmente una rete che costituisce il corpo dell'amaca. Aggancia una seconda corda a catena al telaio e vi tesse l'estremità del corpo. Ora posiziona la barra di un braccio finito a una estremità del telaio. Allinea i perni del telaio con i fori della barra. Annoda la corda di ogni perno a una corda della barra. Ripete il procedimento all'altra estremità del telaio, collegando il secondo braccio al corpo dell'amaca. Fa un ultimo nodo nella catena.
Infine, rimuovendo la corda in eccesso con una pistola termica, il risultato è un taglio netto senza sfilacciature. Dopotutto, dovete rilassarvi senza paura, mentre l'amaca vi culla con il suo dondolio ipnotico. Quindi, se vi sentite un moderno Robin Hood, o avete bisogno di una dose di caffè in ufficio, o se volete esibirvi in maschera, ora sapete com'è fatto.